Grazie Presidente. Io farei, se possibile, un excursus un po' più ampio rispetto a quello che poco fa ha fatto invece nella dichiarazione il Capogruppo e anche Presidente della Commissione Stefani, nel senso che il Presidente Stefani ha cominciato a raccontare partendo da un momento temporale ben definito, cioè diciamo dalla fine estate 2016. Io invece, se mi permetto di ricordare qualcosina di più, e cioè quello che è accaduto prima dell'estate 2016, cioè una commissione regolamenti che si è riunita in più occasioni con tema all'ordine del giorno, appunto la discussione, l'elaborazione di un regolamento che è quello che stiamo trattando questa sera. Quel regolamento, ripeto, fu discusso in più momenti, in più serate, in più incontri di questa commissione e frutto di, a mio parere, un buon lavoro e un buon dialogo anche in quella situazione, risultò un documento. Quel documento fu approvato a maggioranza dalla commissione, a maggioranza assoluta, nel senso che tutti i tre gruppi consigliari votarono a favore. Quel documento arrivò all'ordine del giorno di un consiglio comunale, lo ha citato la data poco fa la consigliera Bano, e quel documento fu approvato ancora una volta all'unanimità in questo consiglio comunale, cioè a dire i tre gruppi consigliari hanno votato a favore, ed era quindi un successo di un lavoro di squadra, una volta tanto credo fosse positivo. Cos'è accaduto dopo? È accaduto che d'imperio il sindaco decide che non va più bene nulla, quindi il percorso fatto in commissione statuto e regolamenti, il percorso fatto democratico in consiglio comunale non vale più perché chi comanda decide che non vale più. Ci è stato motivato, lo si ricordava, perché quel regolamento, frutto rispetto di una buona discussione, poteva avere un punto debole che creava vantaggi o meno a qualche società sportiva. Noi ribadimmo il concetto che un lavoro fatto in commissione, un voto fatto in consiglio comunale non può essere distrutto da una sola persona, pur avendone probabilmente anche dei motivi validi, e quindi bisognava ripercorrere quel tipo di percorso. Il segretario comunale mi ha detto che va bene tutto dal punto di vista burocratico, non ho motivo di sostenere il contrario, visto le competenze obiettivamente non pari, però dal punto di vista politico io mi permetto di ribadirlo ancora una volta, questo tipo di percorso non lo accetto, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è uscito dalla Commissione Regolamenti. Tutto quello che avviene dopo è un percorso che noi non conosciamo, doveva essere risolto in qualche mese, ci ritroviamo all'estate successiva a votarlo e ci ritroviamo a votare un regolamento che di fatto lascia spazio totale alla Giunta. Quindi mi trovo a votare che cosa? Quindi per questo motivo il Movimento 5 Stelle non ha partecipato ai lavori, ed è un motivo politico, non accettiamo imposizioni di un pseudo potestà, uno. Due, non è nostro questo regolamento. Non ci abbiamo lavorato e quindi non lo discutiamo se in positivo o in negativo, semplicemente non partecipiamo al voto.